una cosa più recente, che è questa diffida che come radicali abbiamo presentato nei confronti della giunta Zingaretti, cioè quindi della regione Lazio, a Libero, a Verito, tantissimi compagni qui hanno firmato questa diffida, e come primi firmatari Maria Laura e io abbiamo depositato una diffida con 111 firme, quelle raccolte grazie a voi nella giornata, quasi tutte nella giornata della 30 per il mare di Roma, che avevamo intitolato la 30 per il mare libero di Roma. Abbiamo minacciato più volte, se qualcuno ha seguito un pochino la vicenda, Zingaretti l'avremmo fatto perché era già pronta questa diffida, e in sostanza la diffida è stata fatta perché la legge regionale sul demanio marittimo, e quella anche ha subito un percorso molto lungo, la preparazione della legge regionale sul demanio marittimo è stata fatta già dall'inizio dell'anno, e noi, sempre noi, gruppetti, pochi, eccetera, siamo andati a vari incontri con il Partito Democratico presente, con i giovani democratici, che stavano dando una mano anche a Zingaretti per fare questa legge. Tant'è vero che Franco citava giustamente il referendum di Roma si muove, tra quei quesiti c'era il riequilibrio delle spiagge al 50%, cioè 50% libere e 50% in concessione. Infatti nella legge regionale che si è data alla giunta Zingaretti c'è questa cosa, 50% di spiagge deve essere libero e deve essere individuato poi dove collocare queste spiagge libere, là sarà un'altra battaglia, ma i tempi sono questi, visto che la legge sul demanio nuova regionale è stata promulgata, diciamo così, e poi scritta in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno di quest'anno, la stessa legge si dava come termine entro e non oltre i 60 giorni che fosse adeguato il regolamento regionale 11 del 2009, cosa di cui non si ha traccia, cercando ovunque, ormai con internet si arriva veramente dappertutto, ho trovato sul Sole 24 ore la legge con tutte le sue scadenze, ma non c'è nessun adeguamento del regolamento, almeno, e nemmeno Zingaretti ci ha risposto dicendo no, quindi te l'abbiamo adeguato. Comunque entro ulteriori 30 giorni dovevano adottare un PUAR, piano utilizzo aremini regionale, che è un po' la madre di tutti i piani utilizzo aremini comunali che sarebbero dovuti venire fuori entro ulteriori 120 giorni. Quindi fate i conti, 2 mesi più 1 per il PUAR più altri 4 fa 7 mesi, quindi dal 30 giugno, se rispettando i 7 mesi, si arrivava a gennaio dell'anno prossimo. Ma già stiamo fuori di parecchio, un mese è quasi passato, e non immaginiamo che faranno tutto di corsa, adeguano il regolamento, quindi già stiamo entrando virtualmente nella nuova stagione balneare. Diffidare la regione significa dire adeguate subito il regolamento numero 11 del 2009 e subito dopo, prima dei 30 giorni possibilmente, sparate questo PUAR con tutte le regole che vi siete dati voi stessi alla regione. Questo non è ancora avvenuto, questo deve avvenire, perché poi noi dobbiamo seguire il piano di inserimento di ciascun comune, con particolare attenzione a quello del comune di Roma, che ovviamente si ripercuoterà su Ostia. Ostilla tutto questo, la regione in questo momento, tutti sanno ormai che diventa l'unico referente, perché la persona, il sindaco di Roma, che era uno dei pochi che eravamo riusciti a trascinare con Franco, sempre noi, sempre le stesse persone, sempre voi che vedo le stesse facce, davanti al lungomuro, per dirgli dobbiamo abbattere il lungomuro, e solo da allora sui giornali si è iniziato a parlare abbattiamo il lungomuro, abbattiamo il lungomuro. Una era quella persona, in più arrivò Alfonso Sabella, il quale tra le sue prime dichiarazioni come assessore alla legalità e qui particolarmente commissario Ostia, aveva sostenuto che avrebbe a ottobre, guarda caso siamo nel mese di ottobre, revocato tutte le concessioni irregolari, dopo aver detto lo stesso Sabella che quasi tutte le concessioni erano irregolari. Quindi qua succedeva l'inferno a ottobre, avrebbe dovuto succedere. E se non fosse successo, mettiamo conto che nessun scontrino sia stato trovato, nessuna cosa, cioè Marino ancora lì, magari avremmo dovuto fare una diffida con la Sabella che aveva promesso questa cosa e non la faceva. Perché non la faceva prima? Perché
ovviamente non poteva interrompere la stagione balneare, la gente aveva pagato le cabine, aveva preso le cose, quindi aveva iniziato dei lavori non marginali ma a latere rispetto al vero e proprio lungo muro, aveva battuto la posizione edilizia, erano arrivate le ruspe che non si vedevano ai tempi di Pannella sul litorale laziale, e quindi questa è la cosa. Adesso, dalle carte che stiamo ricevendo, che stiamo vedendo, dal lavoro che sta facendo questo gruppo, in cui anche ci siamo andati a unire con tutti quanti, che si chiama Roma sul Mediterraneo, che pure sta pubblicando una serie di cose, e la cosa che è venuta fuori maggiormente è stata che stanno già richiedendo concessioni ventennali automatiche rispetto a... Stiamo andando contro tutte le leggi, perché noi sollecitiamo Zingaretti? Perché almeno una legge in più, ma tanto questi vanno contro le leggi europee, direttive Bolkestein, trasparenza, gara di evidenza pubblica, il nuovo non automatico delle concessioni, che più ne ha più ne metta, leggi italiane, il codice della navigazione italiana, vanno contro tutte le leggi, il lungomuro è ancora tutto lì, la farsa dei parchi pubblici, che noi avevamo chiamato la Breccia di Ostia quando si trattò di aprire quei due specifici a Pontile, perché doveva essere il simbolo dell'apertura di un muro, la Breccia di Portavia, la Breccia di Ostia, la Breccia di Berlino, cioè per farsi un'immagine. Ma non impiegare poi su questa storia i parchi pubblici, i parchi privati, ma quando mai? I parchi sono tutti pubblici. Però comunque anche quei pochi parchi pubblici previsti non sono nemmeno stati realmente aperti, perché abbiamo documentato, Franco è andato lì, abbiamo fatto le foto, bravo. Cioè c'è tutta una documentazione fotografica che dimostra che gli unici parchi che ancora esistono, e per quanto non lo sappiamo ancora, l'altro giorno ho letto un amico che scherzava su Facebook, dice dopo che è caduto Marino, un investimento buono potrebbero essere i camion bar, perché lui dice giustamente, vedrai che andranno di nuovo di moda, così tutto il resto. Quindi noi sappiamo, non che uno voglia fare il marignano, perché io non lo sono nemmeno, però avevamo trovato quel parco, non è il caso di dirlo, attraverso lui, ma soprattutto attraverso Sabella, che è stato foraggiato dalle nostre informazioni ovunque dovunque sia andato, e dovunque siamo andati noi, foto, denunce per proprio la procura, abbiamo fatto di tutto nel periodo in cui sapevamo che, e però adesso è tutto sospeso. Vi aggiungo una super piccolissima conclusione, sappiate che comunque a Ostia non ci possono essere elezioni, si faranno tutte le elezioni per tutti i municipi, per il comune, quando sarà la primavera prossima, ma non qui, perché questo municipio è stato commissariato per mafia e quindi è tutto fermo per 18 mesi almeno. Ah, bene. Grazie. Bene, buon lavoro.